Questo tipo di arte che il maestro Nemo fa è in qualche modo determinata da una sorta, non dico di isolamento, ma di solitudine dell'artista rispetto al mondo. Nello stesso tempo l'artista si rivolge al mondo, che no, non esiste un artista che crea un'opera d'arte per se stesso. Questo qualcuno è il pubblico. Il pubblico è composto di tante persone, però quando l'artista parla o dipinge o canta, si rivolge a un pubblico che ai suoi occhi è in qualche modo indifferenziato, ma sempre vorrebbe che si concentrasse in un'unica mente che dialoga con lui. Questa mente non è in realtà la mente di una persona specifica, è la mente degli altri. E questo uno che si mette davanti al maestro Nemo per ascoltarlo non è una persona singola, probabilmente, nella testa dell'artista. È il rappresentante del pubblico, quindi è un progetto che poi è in qualche modo collegato con le immagini dei Bazzieri. Queste copertine dei dischi sono un misto di ricordi di un mondo delicato, intimo, fiabesco e di un mondo speculativo, dotto e anche impegnativo per chi sente la musica o guarda le opere d'arte figurative, però è un impegno garbato, gentile, pieno di decoro, di senso del decoro dell'arte. Per me questo è un valore immenso, una dimensione artistica, etica, piuttosto interessante, piuttosto importante. Adesso la pandemia effettivamente preme in questa direzione, cioè ci costringe a rispettare regole, a essere possibilmente molto educati per la nostra salvaguardia e per quella degli altri. È proprio quel senso del destino che sovrasta anche all'idea del due, di questo concerto così, diciamo, intimo, ma non tanto vicino perché si deve rispettare il distanziamento. Quest'idea ha prodotto appunto questa novità, se vogliamo, da un punto di vista artistico, ed è stato curato da Claudio Strinati. E in questo luogo sono esposte le copertine che in questo anno io e Alberto abbiamo realizzato. Lui chiaramente ha fatto la musica, io ho realizzato le copertine per i suoi album. Sono 26 album, 216 brani registrati, un'esperienza unica. L'oggetto della mia arte è molto semplice, si tratta della giostra. La giostra che da sempre, da quando ero piccolo, mi ha emozionato, non ci sono mai salito. Eppure è il luogo per me del sogno, della vita, dell'immaginazione.